Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Emanuele, 65 anni. Emanuele ha avuto un problema circa 10 anni fa, da quel momento la sua vita è cambiata, però Emanuele ci racconta un pochino e ci dice che cosa è successo e poi quello che abbiamo fatto insieme. Quello che è successo è che praticamente è cambiata la mia vita. Dopo aver fatto questo intervento, è veramente stato un miracolo per me, un miracolo che mi ha dato fiducia, quella che non avevo prima, che praticamente mi ha portato ad avere un'ansia incredibile, difficile da raccontare. E adesso io mi trovo veramente felice. Ma raccontaci un attimo qual è stato il problema, 10 anni fa che cosa è successo? Praticamente 10 anni fa è successo, io ho avuto un incidente d'auto, io ho colpito la testa, e non per colpa mia l'incidente, e ho colpito la testa e da lì ho cominciato ad avere dei seri problemi. Cominciato a livello circolatorio, in cui non andava bene, ho visto che praticamente a livello sessuale non avevo più il desiderio, cioè non avevo più erezione, e questo mi ha scaturito dentro ancora di più l'ansia che avevo avuto anche per l'incidente stesso. E quindi praticamente il percorso di tutti questi anni, sono passati quasi 10 anni, io non ho vissuto con questo grave problema che mi sono portato dietro. Con l'ansia, con tutti, non ho potuto conoscere nessuno, ho evitato di avere donne, eccetera. E quindi praticamente ero proprio a terra, a terra. Adesso io mi sento rinato, dopo l'intervento mi sento rinato e per me è una grande soddisfazione. Perché quell'ansia che c'avevo del problema che mi portavo dentro, adesso non ce l'ho più. Emanuele ha messo una protesi 3 mesi fa, credo, su per giù. Sì, 23 settembre. Sì, su per giù 3 mesi fa. E com'è la qualità dei tuoi rapporti, la sensibilità, tutto quello che... Guarda, la sensibilità è ottima, alle stelle. E mi sento proprio rinato, cioè il pene mio funziona alla grande, anzi direi di più, ancora meglio, perché ho sempre desiderio di fare il sesso e questo per me è una grande soddisfazione che non tutti possono ritrovarsi. Questo è importante, quello che è il nostro obiettivo, cioè il nostro lavoro è un lavoro di comunicazione, ma è soprattutto un lavoro che fa rinascere le persone. Emanuele, quando è arrivata la nostra attenzione, era, non dico un uomo disperato, però da un punto di vista sessuale sicuramente poco ci mancava. Adesso vederlo così entusiasta, così felice, è quello che poi ci ripaga di tanti sacrifici professionali. Grazie per la tua testimonianza, lo rifaresti? Figure. Un doppio, se c'è un doppio. Almeno facciamo 30 e 31. Va bene, invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'email in sovraimpressione. Ringrazio ancora una volta Emanuele. Io ringrazio di cuore, di vero cuore, il professor Antonini. Perché veramente è un grande. Mi raccomando, il cuore però, La protesi il cuore sta a posto per ora, per il momento sta a posto. Però non esagerare, mi raccomando. No. Va bene, ok. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Grazie, arrivederci.